sono delle cose un po' più complicate, perché paradossalmente fossero la piovra sarebbe più facile contrastarle. E quindi, ad esempio, c'è, da questo poi discendono un po' di letture che secondo me non ci aiutano. Si parla in molti casi di meridionalizzazione, no? Come ho anche sentito in alcuni commenti, anche in questa sede, dire più difficile, la situazione al nord è più difficile che al sud. E io non sono con, insomma, scherziamo, dobbiamo distinguere, la situazione di Palermo, di Reggio Calabria, di Trapani è più complicata di quella, è diversa, perché servono interventi di tipo diverso, di quella che possiamo trovare in Piemonte, in Lombardia o in Liguria. Non sto dicendo, non sto minimizzando il problema della Piemonte, di Liguria, Lombardia e poi Emilia Romagna, Veneto, Lazio. E sto dicendo che dobbiamo cercare di capire, almeno per quanto mi riguarda, per il tipo di mestiere che faccio. Vi racconto un aneddoto. Così, quest'estate sono stato invitato ad un dibattito pubblico da un sindaco di un grosso comune dell'area metropolitana torinese, proprio su questi temi. Nel corso del dibattito, una giunta di centrosinistra, nel corso di questo dibattito, il sindaco faceva notare che non c'è consapevolezza tra i cittadini, no? Non c'è consapevolezza tra i cittadini, non si riesce, no? Un po' le cose che ci raccontava in modo lucido anche Barbacetto poco fa. Però il sindaco cosa diceva? Diceva: io in genere nella mia azione quotidiana cerco di evitare gli allarmi sociali, perché possono essere negativi, ad esempio nel caso dell'immigrazione, così, perché bisogna affrontare le questioni così. Ma diceva: sul tema delle mafie ho cambiato idea, bisogna allarmare i cittadini, anche a costo di esagerare. Il che significa in alcuni casi ricorrere all'immagine della piovra, all'immagine del cancro, all'immagine dell'antistato, tutte immagini fuorvianti e non adeguate a cogliere la complessità del fenomeno. Le cose sono molto più complicate e ne abbiamo discusso anche ieri, no? Voglio ricordare, in uno dei seminari a cui ho partecipato, quello sull'economia, c'è stato uno scambio di battute con il presidente della Camera del Commercio, della Camera di Commercio di Reggio Emilia. La cosa che impressionava di più nella relazione che ha tenuto era il dato che vorrei richiamare, che secondo me è così, che dal punto di vista dell'imprenditore, no, ci raccontava, un imprenditore che vuole denunciare, che vuole affrontare questo problema, può trovarsi isolato, no? Può essere isolato, non ha come dire, una sponda di tipo politico istituzionale. E questo è un grosso problema. Si parlava questa mattina, andando dalla Chiesa, parlava di superficialità delle analisi. Il dottor Ingroia ha parlato di deficit di analisi. Io credo che ci sia davvero un grosso deficit nella lettura di questi fenomeni a tutti i livelli, anche all'interno dell'università. Per molto tempo io lavoro all'Università di Torino, sono stato considerato dai miei colleghi uno che si occupava di cose un po' esotiche. Lo posso dire, non voglio assolvere la cosa, si occupa di mafia, lavora a Torino, cioè si occupa di queste cose. Però questo lo ritroviamo, dicevo, a tutti i livelli, e ci sono dei problemi anche all'interno delle agenzie di contrasto. Cioè, nel senso che secondo me dobbiamo problematizzare anche letture che arrivano sia da parte della magistratura, sia da parte degli organi inquirenti, delle forze dell'ordine, così. Adesso non ho tempo, ma faccio un esempio. L'ultima relazione ufficialmente approvata dalla Commissione parlamentare antimafia con riferimento al Piemonte e alla Val d'Aosta risale al 2004. In questa relazione, frutto di audizioni, come di una commissione di lavoro che era stata in Piemonte, aveva ascoltato tutte le massime autorità, eccetera, in questa relazione l'allarme che veniva lanciato
era sulla mafia romena e sulla mafia cinese. Relazione che poi fu approvata all'unanimità, votata all'unanimità in così. E già allora, come dire, al pochi no, erano rimasti sorpresi, perché tracce di questa mafia romena, mafia cinese, francamente ce n'è davvero poche, che poi siano fenomeni di illegalità o di criminalità, è ben altro. Qualche mese fa ho partecipato a un dibattito organizzato dall'Unione Industriali qui a Torino, ed è venuto fuori un tema che abbiamo affrontato anche ieri, quello della tracciabilità finanziaria, appunto, che è uno dei temi così. Bene, un esponente importante di Confindustria Piemonte ha reagito dicendo: ma no, ma guardate, le aziende in questo momento hanno altri problemi, la tracciabilità, il problema più grosso delle aziende per essere competitive è quella di sburocratizzare, è quella di semplificare, e così la tracciabilità finanziaria avrebbe dei costi elevatissimi. Quindi attenzione, il problema non è solo il ministro Brunetta, no? Probabilmente il ministro Brunetta intercetta anche le cose di cui si è parlato, così, un sentire che è anche diffuso, no? Tra gli operatori, così. Ancora un altro esempio, se mi è consentito, nel bello, interessante intervento che ha fatto poco fa il sindaco di Genova, a me però alcune affermazioni mi hanno un po' lasciato, mi hanno stupito. Nel senso che noto anche qui un deficit, non so come chiamarlo, scusate, non vorrei essere irriverente rispetto di competenza, di conoscenza. Il sindaco ci ha parlato del fatto che sono emersi dei mondi illegali nuovi. Ho citato, dice, sta accadendo questa cosa. Qui in realtà sono già accadute delle cose. E questi mondi illegali nuovi, tanto nuovi non sono. Dobbiamo ricordare che la Liguria è stata la regione che ha anticipato forse la stagione di Tangentopoli, quindi anche questo tessuto insomma, sano, che avrebbe gli anticorpi, dobbiamo problematizzarlo, che non significa criminalizzare una regione ovviamente, no? Però dobbiamo dircelo. E allora vediamo, io vi propongo adesso rapidamente uno schema di lettura dal mio punto di vista. Salterò alcune cose facilitato dalle relazioni di questa mattina, lo dicevano già, è stato detto già negli interventi che mi hanno preceduto. Per lungo tempo la questione della diffusione delle mafie in aree non tradizionali, in aree diverse da quelle di genesi storica, è stata letta in modo minimalista o negazionista, perché c'era un quadro interpretativo molto forte che partiva dal sud, come veniva letta la mafia al sud. La mafia non era un fenomeno esportabile, perché era qualcosa radicato in quel contesto e che aveva a che fare con le popolazioni che vivono in quel contesto, con una determinata mentalità, come le mentalità non è che si esportano. E questo ha ispirato anche politiche, strumenti di contrasto, anche in buona fede, perché questo è ancora più grave. Lasciamo perdere le cose intenzionali, volute. Così come è stato richiamato più volte, ad esempio, il soggiorno obbligato. No? Se si toglie, non ci sono i mafiosi, ci sono i contesti mafiosi. Se si toglie un soggetto da un contesto mafioso, viene neutralizzato. Questo è stato sbagliato, è stato detto più volte, e quindi non mi soffermo su questo aspetto. Accanto a questa tesi, però, quella che poi ha avuto tantissimo successo è la tesi del contagio. La tesi del contagio, dove, lo richiamavano anche negli interventi di stamattina, c'è un tessuto sano che viene aggredito da agenti patogeni esterni. No? Le metafore sanitarie si sprecano in campo quando si parla di mafia. Soggiorno obbligato e poi i flussi migratori. Guardate che anche in documenti ufficiali delle agenzie di contrasto, del Parlamento, così questa tesi ha avuto larghissimo credito. Adesso non ho tempo per farvi degli esempi.
là dove c'è un numero elevato di calabresi si sviluppa la mafia. Questo non vuol dire, anche laddove si precisava che i calabresi non sono, come dire, veicoli di infezione, si poteva dire, come dire, la cosa che si intuiva è che comunque sono dei portatori sani, perché poi se c'è un mafioso, così non ho tempo, ma così. Allora io credo che, se posso anche un po' scostarmi dalle cose che diceva Nando Dalla Chiesa stamattina, io non enfatizzerei neanche troppo il soggiorno obbligato, perché c'è un aspetto del soggiorno, ovviamente il soggiorno obbligato sbagliato, eccetera, ma non è stato l'unico veicolo di diffusione. La cosa interessante, e su questo ho cercato di ricostruire una mappa con i dati a disposizione, la cosa che noi dobbiamo spiegare è perché in alcuni luoghi si è sviluppato, dove c'erano i soggiornanti obbligati, si è sviluppata la mafia e in altri no. Perché anche questo è importante, capire anche dove non si sviluppa la mafia. Quindi è un fattore concomitante, una concausa, un fattore facilitante, ma non necessario né determinante. È sbagliata proprio l'idea che è alla base di questa interpretazione, perché la mafia non è un virus, non c'è contagio. E quindi prendo a pretesto, ma non vorrei essere troppo critico, anche le cose che ha detto poco fa il sindaco di Genova. Il problema non sono gli anticorpi, diceva, a Genova abbiamo degli anticorpi fortissimi, non lo so, poi si diceva Milano, diceva prima il professor Vitale, gli anticorpi debolissimi. Il problema è che non è una questione di anticorpi, perché stiamo parlando, se vogliamo parlare proprio di malattia, di una malattia che si diffonde attraverso veicoli diversi da quelli che possono essere rappresentati da virus e batteri. È una cosa diversa. Ma questa tesi del contagio è un po' si insinua, no, nella cosa, perché poi questi mafiosi vengono rappresentati come qualcosa diverso da noi. Vi faccio un esempio, ma non ha, persino il bel libro di cui ci ha parlato di Barbacetto e Milosa, che è stato citato prima, Le mani sulla città, ha in copertina, ed è una scelta editoriale, perché so come funziona, insomma, l'editoria, quindi non è attribuibile, credo, agli autori, ha come sottotitolo, l'avete visto, che di voi, i boss dell''Ndrangheta vivono tra noi e controllano. Ecco, questo vivono tra noi mi ha colpito. No, questo vivono tra noi come a indicare che ci sono degli alieni, dei marziani, poi l'analisi nel testo ovviamente smentisce questo, però riproduce di nuovo questa cosa come se ci sono loro, diversi da noi, che ci hanno invaso, che hanno invaso noi. Ed è una lettura che è facile, che si ripete. Scusate, cito di nuovo testualmente il sindaco, ma non perché così, ha parlato mondi. Abbiamo incontrato mondi che pensavamo non ci riguardassero. E a me queste, quindi mi fanno riflettere un po' queste cose. Quindi c'è bisogno di una grande opera di decostruzione, poi di costruzione di quadri interpretativi più realistici. Allora, le mafie si muovono attraverso canali diversi e possiamo, a livello analitico, il loro campo di azione può essere caratterizzato da, in termini di organizzazioni di traffici illeciti, organizzazioni che si muovono per realizzare profitti, ma anche come organizzazioni di controllo del territorio, che è la cosa poi che è più pericolosa, no? Perché non sono solo, è stato detto, le mafie riguardano sistemi di potere, no? Sono delle organizzazioni politiche da questo punto di vista. Perché ricercano, lo diceva bene il dottor Ingroia, ricercano anche il potere, non solo il profitto, anzi il potere può essere più importante del profitto. Cosa notiamo noi? Dobbiamo, nelle aree di insediamento, di nuovo insediamento, noi notiamo che le dinamiche, diciamo, orientate al profitto e quelle orientate al potere si intrecciano determinando delle situazioni molto diversificate tra loro. Ad esempio, sarebbe opportuno distinguere tra una presenza sul territorio delle mafie e il controllo del territorio. Lo diceva anche Nando Dalla Chiesa. E per questo dobbiamo sforzarci di comprendere come funzionano queste organizzazioni,
Ad esempio, esistono livelli organizzativi diversi. No? L'andrangheta. Per molto tempo ci è stato raccontato che l'andrangheta ha una struttura di tipo orizzontale che è diversa dalla struttura verticale di Cosa Nostra. Una lettura che ha avuto, che mai problematizzata, mai discussa, data come autoevidente, come un'acquisizione così, ma che a mio parere, lo dico da tempo, ha degli elementi fuorvianti, perché non... e quindi ci stupiamo se adesso troviamo una struttura organizzata in locali e così, perché cosa ha di orizzontale? Bisogna distinguere il livello interorganizzativo, che nell'andrangheta è stato tradizionalmente più orizzontale, da un livello intraorganizzativo all'interno, diciamo, dei singoli gruppi, dove da sempre l'andrangheta è stata molto, ma molto più gerarchica di Cosa Nostra, proprio storicamente, se andiamo. Adesso non mi posso dilungare su questo. Altro aspetto, le attività economiche che svolgono gli appartenenti ai gruppi mafiosi vengono svolte in alcuni casi in quanto affiliati appartenenti alle organizzazioni criminali, ma da sempre i mafiosi hanno una loro autonomia di azione, cioè si possono muovere anche indipendentemente dall'organizzazione di appartenenza. Questo ci complica molto il quadro, che non vuol dire che si muovono singolarmente, ma si muovono creando alleanze, gruppi di affari, cartelli e così via dicendo. Questo è molto importante per capire le cose. Più in generale, io credo che dovremmo leggere in modo più stretto la presenza delle mafie al nord insieme a quella che è stata l'azione dell'antimafia a tutti i livelli, l'antimafia istituzionale, l'antimafia giudiziaria, l'antimafia sociale. Questo vale anche per il sud, perché mafia e antimafia prendono forma insieme. Il caso del Piemonte da questo punto di vista è emblematico. In Piemonte è stato assassinato, come sappiamo, nel 1983 il procuratore della Repubblica, Bruno Caccia, la stagione del clan dei Calabresi e dei Catanesi, processi, condanne, un numero elevatissimo di collaboratori di giustizia. E una prima domanda è: che cosa è successo dopo questa grande stagione giudiziaria, non solo a Torino ma anche a Milano? Maxi processi, più di 200 collaboratori di giustizia, poi ne parlerà il dottor Nobili, credo. Così, cosa è successo? Dobbiamo recuperare una dimensione storica e processuale. Ripetiamo, caso Bardonecchia. Oggi cos'è Bardonecchia? Perché ci sono i processi di fusione e poi ci sono i processi di arricchimento. Davvero Bardonecchia, nessuno di noi penso lo anche se è diventato un... Bardonecchia non è che è stato il comune più mafioso del nord Italia, è stato il comune dove c'era, per una serie di circostanze, è stato possibile praticare politicamente lo scioglimento dell'amministrazione comunale. Cosa sto dicendo? Che non era, che non c'erano le condizioni per scioglierlo, tutt'altro. Sto dicendo che in quel periodo, siamo nel 1995, a mio parere, ad esempio, c'erano dei comuni a più alta densità e pericolosità mafiosa nell'Interland milanese che non hanno subito la stessa sorte, già nel 1995, perché non era praticabile, la cosa non era praticabile politicamente, no? Visto che, insomma, sappiamo come funziona lo scioglimento della... così. E questo si potrebbe fare per... quindi il discorso dovrebbe essere affrontato così. Importante è cercare di focalizzare l'attenzione sulle continuità, ma anche sulle discontinuità. No? C'è una continuità che va tenuta presente, ma ci sono anche delle discontinuità. Nelle ultime indagini, anche il Minotauro, per esempio, molti degli arrestati sono stati affiliati in anni a noi molto recenti. E quindi bisogna fare un lavoro. Ho solo iniziato, quindi per questo pongo delle domande, per andare a vedere queste continuità e discontinuità, che sono anche discontinuità territoriali. A me non convince l'idea che ci sia un movimento unidirezionale che va, diciamo, dalla Calabria alla Lombardia, alla Liguria e alla cosa. Le cose sono anche qui molto più complesse.
un po' provocatoriamente vi direi che secondo me ci sono fortissime influenze, forse più influenze che vanno dal nord verso il sud in quest'ultimo periodo che non viceversa. Non ho tempo per articolare questa... Cosa è accaduto, a mio modo di vedere, vado proprio per alcuni punti. C'è stato un ridimensionamento dei grandi traffici illeciti. Non scompaiono, non sto dicendo che non sono rilevanti, ma sono cambiati profondamente i mercati illegali. No? Anche i mercati illegali subiscono i processi, gli effetti della globalizzazione. Anche i mercati illegali sono molto più destrutturati che in passato ed è molto più difficile condurre degli affari nei grandi mercati illegali, stupefacenti, così in modo centralizzato o attraverso la costituzione di grandi cartelli, tipo Cartagine, Operazione... È aumentata la concorrenza di altri gruppi criminali e quindi è aumentata la rischiosità di questi mercati. È aumentata, perché dobbiamo dire anche le cose positive, l'efficacia dell'azione delle forze dell'ordine per quanto riguarda i traffici illeciti. Contemporaneamente, questo è stato detto, è aumentata però, per una serie di ragioni, la disponibilità agli scambi occulti. Si sono abbassati i costi morali della corruzione, è stato detto più volte, sono d'accordo anch'io con questa lettura. E assistiamo anche ad una trasformazione dei meccanismi della corruzione. Gli ambienti economici sono più disponibili anche a livelli più bassi, non solo ai livelli alti. Il caso dell'edilizia è emblematico. Dal punto di vista delle organizzazioni criminali, noi abbiamo assistito ad una ristrutturazione per quanto riguarda l'andrangheta e dobbiamo chiederci come mai c'è stata questa ristrutturazione. Se ho tempo dirò qualcosa. Però l'aspetto cruciale è che si è costituita anche al nord un'area grigia, quell'area grigia che sappiamo essere molto importante nelle aree del mezzogiorno, un'area grigia molto ampia e articolata, ed è questa la vera, novità, secondo me, ed è il punto su cui bisognerebbe approfondire, perché non ci sono solo strategie di colonizzazione. Contemporaneamente, a mio modo di vedere, ci sono anche strategie di imitazione, o se volete dei processi, noi sociologi diciamo, di isomorfismo, che non riguardano la mafia, riguardano alcuni comitati di affari, gruppi e così, dove ciò che si costituisce, che è molto più preoccupante, sono queste configurazioni, questi campi organizzativi in cui i mafiosi, come dire, costituiscono solo un pezzo della rete. E su questo molti interventi si sono soffermati. Altre domande, le pongo proprio come domanda, senza che fine ha fatto Cosa Nostra in queste regioni. Un altro aspetto che va approfondito, il livello finanziario, c'è sicuramente, è stato detto, nell'area grigia un ruolo non secondario per esempio di istituti bancari, no? Ma non abbiamo, a livello finanziario, i gruppi mafiosi, lo dico provocatoriamente, sembravano più evoluti in passato. Pensate ai casi di Calvi e Sindona. In realtà anche qui bisogna approfondire i circuiti finanziari che vanno da nord a sud e da sud a nord. Quindi e va problematizzata anche la struttura organizzativa, l'ultima cosa che vorrei mettere a fuoco. Per alcuni gruppi, e secondo me è il caso anche della 'Ndrangheta, noi abbiamo alcune famiglie della 'Ndrangheta che hanno meno rischi nel compiere investimenti in attività legali, fermamente legali, al nord che non al sud, dove l'azione repressiva è più elevata, la mimetizzazione è più difficile, mentre al nord troviamo questa situazione di disattenzione. Certo, al sud le mafie possono contare sul consenso sociale che hanno cura di alimentare, al nord le cose sono sicuramente diverse, però si stanno attrezzando anche
al nord. L'andrangheta è quella che ha avvertito tra le mafie questa esigenza in modo più forte. Ha cercato di rinsaldare i legami interni, rendendoli più solidi, quindi recuperando un modello di organizzativo tradizionale e in parte innovandolo, ma ha cercato quella cosa che i mafiosi sanno fare, di allargare la gamma delle relazioni esterne. E questo è il punto di maggiore pericolosità. Questo è, come dire, dal punto di vista delle strategie dell'andrangheta. Però guardiamo anche il punto di vista della società. In questo l'ho trovato un terreno fertile per una serie di cose che anticipavo prima. Dicevo, abbiamo una situazione in cui abbiamo assetti istituzionali che fanno funzionare in un certo modo il mercato e l'economia. No, un'economia che diventa sempre più relazionale, sempre più di intermediazione, e in cui possono trovare uno spazio rilevante proprio i mafiosi, che non dimentichiamo, sono specialisti nell'uso della violenza, ma sono anche specialisti nell'intermediazione, sono dei broker da sempre. La questione dei rapporti tra politica e pubblica amministrazione, la questione delle classi dirigenti, il fatto che nel nord, non da oggi ma negli ultimi anni, si assiste ad una mobilitazione particolaristica degli interessi, e le cose che sottolineava Nando Della Chiesa, la presenza di una domanda di servizi di protezione e di intermediazione, e quindi il contesto diventa più ricettivo, si formano aree grigie che si allargano e si riproducono. Noi stiamo parlando della riproduzione delle mafie, ma abbiamo una riproduzione di queste aree grigie, dove imprenditori cercano di trasformare in vantaggi quelli che potevano essere dei vincoli. Questo è stato detto più volte. Ultimo punto, quali sono le attività? Le attività sono, elenco, è stato già, edilizia, appalti, smaltimento rifiuti, sanità privata, commercio, dalle discoteche alle locali notturni, servizi alberghieri, centri commerciali, compravendita di immobili, trasporti, logistica, cooperative di servizi, si faceva l'esempio prima, agenzie di sicurezza, sale gioco e scommesse, attività molto simili a quelle che troviamo nelle aree tradizionali. Anche al nord i mafiosi hanno scarse competenze e capacità imprenditoriali, scarse competenze tecniche, scarse capacità finanziarie. Hanno bisogno, per condurre i loro affari, di soggetti esterni. Ed è questa la cosa che ci dovrebbe preoccupare di più. Imprenditori, sicuramente, ma anche politici, liberi professionisti, funzionari pubblici e funzionari di istituti di credito. Abbiamo diversi modelli di diffusione. Il nord non è in mano alla mafia, ma non voglio minimizzare. Noi abbiamo delle aree, le mappe sono istruttive, le mappe che ci ha proiettato Nando Della Chiesa, con alcune cose, per esempio la Val d'Ossola non era segnalata. In Piemonte 10 anni fa la Val d'Ossola era l'area in cui l'andrangheta sembrava più radicata, proprio era l'unica zona in cui erano emersi riti di affiliazione, struttura in società minore, società maggiore e così via dicendo. Quindi non c'è una presenza omogenea su tutto il territorio, così come sappiamo non c'è una presenza omogenea nel mezzogiorno, quindi non ha senso parlare di meridionalizzazione. Sicuramente c'è un modello nord-ovest che riguarda la Lombardia, il Piemonte e la Liguria. La situazione della Liguria è molto particolare rispetto alle altre regioni, è quella in cui ci sono meno emergenze giudiziarie, almeno evidenti, e qui al mio fianco io mi permetto di citare la dottoressa Anna Canepa. Ho letto il resoconto stenografico della sua audizione in commissione parlamentare antimafia, e dopo la lettura mi sarei aspettato, cioè come dire, in un altro paese ci sarebbero stati titoli di giornali, convocazione straordinaria del Consiglio Superiore della Magistratura. È un atto d'accusa fortissimo, parla di buco nero, di deficit negli apparati investigativi, di problemi all'interno della magistratura, tutto in silenzio, no? E quindi, una cosa problematica. Una peculiarità di una regione come il Veneto, dove le tesi negazioniste sono fortissime, no? E anche qui si potrebbero fare
diverse cose. La peculiarità del Lazio, lo conosciamo, che non è assimilabile agli altri modelli. Davvero l'ultima frase, chiudo. Io credo che un'organizzazione integrata verticalmente, scusate se lo dico in un modo grossolano, come quella emersa dall''Ndrangheta, non è necessariamente un segno di forza, forse vado un po' controcorrente. Io ho sempre pensato che un'organizzazione integrata verticalmente, con questo apparato molto così, può essere anche più facile da combattere e da attaccare. Quindi voglio dare anche un segnale di ottimismo. Il problema è che le stesse agenzie di contrasto sono più focalizzate, ma questo è ovvio istituzionalmente, sulle caratteristiche dei gruppi criminali, ma molto meno sui fattori di contesto che possono favorire la loro espansione. In definitiva, noi abbiamo più strumenti più adeguati e efficaci per colpire il boss, ma siamo molto meno preparati, molto meno attrezzati per colpire le aree grigie, le relazioni di collusione e complicità. E questo è il vero nodo della questione. Grazie. Grazie.